Il peggior Teramo della stagione scongiura il primo KO interno. A conti fatti un punto guadagnato contro una Cavese che, malgrado la classifica ultimo posto, dimostra organizzazione e praticità. Solite pesanti assenze, Lasic, Diachité e Piacentini. Trasciani, centrale di ruolo confermato terzino destro, ma quando devi proporre si fa dura. Recupero lampo di Santoro in tandem con Capitan Arrigoni. Davanti né Bonino, men che meno Pinzauti, ma Gerbi alla prima da titolare. Per contro il 4-3-3, disegnato da Vincenzo Maiuri, trascorsi da calciatore in Abruzzo a Francavilla Giulianova. Il pescarese Marco Pompetti, classe 2000, in cabina di regia. In attacco il tridente Vivacqua Germinale Russotto. Primo squillo al minuto 25. Vicino all'incrocio il mancino dal limite di Cucurullo. I biancorossi rispondono con Gerbi assistito da Costa Ferreira. Colpo di testa di poco alto. Palla gol al 37esimo, ma Russo respinge il destro ravvicinato di Ilari, che all'intervallo viene rimpiazzato da Cappa. Ripresa che si inizia così. Sinistro di Bombaggi. Sul suo palo di competenza Russo fa buona guardia e devia. Quindi errore in uscita. Esposito verticalizza. Centrali larghissimi. Strappo di Russotto che salta Lewandowski e realizza a porta vuota. 1-0 Cavese. Doppio cambio. Fuori Bombaggi e Gerbi. Dentro Mungo e Pinzauti. A 10 dal termine protagonisti proprio i neo entrati. Pinzauti sponda col tacco per Mungo, scomposto e in ritardo Pompetti. Rigore ineccepibile, il primo della stagione biancorossa. Sul dischetto K, Russo intuisce, devia ma non basta, 1-1. Il match si accende, gran destro di Germinale, sventa Lewandowski, versante opposto, spunto e invito in mezzo di Mungo, la palla attraversa l'area piccola, ma nessuno arriva puntuale. Sarebbe stato un premio eccessivo. Quarto pareggio consecutivo, dopo la buona prestazione con rimpianti offerta a Torre del Greco, senza dubbio diversi passi indietro.